famiglia Barba Papà. Con Barba Mamma, Barba Forte, Barba Bravo, Barba Bella. La famiglia Barba Papà. Con Barbottina, Barba Barba, Barba Zoe, Barba Lalla. Sai che siamo tutti uguali, noi e gli animali. Basta un loro barba trucco per risolver tutto. Ecco qua la famiglia Barba Papà. Ehi, papà, ma perché mettiamo un abete in soggiorno a Natale? Papà, papà, perché lo decoriamo con tutti quegli addobbi? E le calze? Perché le appendiamo al camino le calze? Invece di indossarle? E quando arriva Babbo Natale? Ebbene, miei cari, prima di conoscere vostra madre, anche io come voi mi ponevo queste domande importanti. Non avendo trovato risposte soddisfacenti, ho deciso di andare a intervistare dal vivo la persona più qualificata di tutte a rispondere. Chi è? Di chi si tratta, papà? Di Babbo Natale, ovvio. Wow! Hai davvero incontrato Babbo Natale, papà? Raccontaci la storia, Sono partito alla ricerca di Babbo Natale su un battello che possedevo all'epoca. Si chiamava Lolita. Il nome del tuo battello era Lolita? Proprio come quello del nostro cane? Sì, Barbaforte. Ah, Lolita era una barca a vela veramente splendida. Mi ha regalato dei momenti indimenticabili. Immaginate che tristezza quando l'ho vista affondare. Si avvicinava una tempesta tremenda. Dovevo reagire in fretta. Delle piccole civette delle nevi stavano affrontando il vento glaciale. Ecco, non preoccupatevi, piccoline, andrà tutto bene. Il momento di tregua durò ben poco. Oh!
Guardavo gli orsi polari che come me erano alla deriva. Ed è in quel momento che li ho sentiti. Le renne che tirano la slitta di Babbo Natale! I folletti che preparano i regali! Shh! Lasciatelo continuare. I trichechi. Era un branco enorme, incredibile. Che animali curiosi. Credetemi, passare in mezzo a un branco di trichechi non è semplice. Scusa. Stavo scalando la falesia quando i genitori delle civette arrivarono dal nulla e mi attaccarono. Oh! Poverini, erano preoccupati. Avevano paura che facessi del male ai loro piccoli. Ecco i vostri pulcini. Non avevo intenzione di mangiarli. Avevo raggiunto un ghiacciaio. Il paesaggio di fronte ai miei occhi era da mozzare il fiato. Purtroppo non riuscii a camminarlo molto a lungo. Caddi all'indietro in un crepaccio. Oh no, caspiterina! E dopo cos'è successo, papà? È una storia davvero pazzesca! Stavo scivolando dentro un tunnel di ghiaccio che si apriva su una voragine gigantesca. Ero lontano dalla civiltà e il sole stava tramontando. Quel viaggio non era stata una buona idea. Natale, Barba Papà! Babbo Natale, aspetta! Babbo Natale, ti prego, tantissime domande da farti! Ciao, piccola! Si va da qualche parte? E va bene, allora andiamo! Ecco qua! Grazie a Lolita sono potuto tornare nel mondo civilizzato e infine a casa. Non hai avuto risposta.
risposte alle tue domande. Già, perché le calze, l'abete, il camino e tutto il resto? Credo che Babbo Natale sia molto contento quando decoriamo le nostre case in suo onore, ma quello che gli interessa più di tutto è che i bambini siano stati bravi durante l'intero anno. Come fa a sapere se siamo stati bravi? Non ne ho la minima idea. Potrei sempre andare a chiederglielo. No, non ce n'è bisogno. Lo sa, perché gli telefono, gli dico se siete stati bravi. Ecco. Babbo Natale ha un telefono?